Ragazze, ciao! Cioè, ora mi chiederete, ma che fine hai fatto? Avete ragione, cioè, praticamente da tutto dicembre e gennaio, quindi fino a qualche giorno fa, c'è cioè questa influenza che va e viene, guarda, ci siamo veramente stancati, veramente. E quindi c'è cioè, di conseguenza tra me, il bambino, mio marito, i miei genitori, i miei cognati, i miei suoci, c'è cioè, praticamente l'intera famiglia ammalata. Ci serviva solamente un ospedale per essere tutti ricoverati. No, davvero, cioè, abbiamo passato infatti le vacanze, diciamo così, le festività in modo veramente molto triste, perché insomma, tra febbre, tosse, raffreddore, mal di gola. Potete immaginare. Quindi ci siamo fatti così Natale, Capodanno e la Befana, insomma, tutte le festività in questo modo. Vabbè, comunque, quindi insomma era questo il motivo per cui sono mancata a pubblicare video, ovviamente non mi andava di registrare, non mi andava di fare nulla, quindi boh, mi dispiace tanto, però adesso veramente ragazzi non vedo l'ora di iniziare a filmare e pubblicare video perché ho veramente tanta tanta voglia di chiacchierare insieme a voi e mostrarvi insomma qualche novità, parlare degli aggiornamenti, soprattutto degli aggiornamenti dei film, sapete che è la mia passione, qualche novità sul make-up e niente, quindi io spero veramente insomma che mi possiate di nuovo seguire con i miei video. Poi volevo chiedervi, sopra praticamente questa mattina ho messo questa BB cream qua, questa è la Dior Skin Nude appunto di Dior ed è il numero 01, non so se si vede, eccolo qua. Quindi è molto chiara appunto per la mia carnagione, mi sono sempre trovata bene, però ora voglio di cambiare, voglio di cambiare perché è la terza che compro e termino, sempre di questa azienda qua, quindi avevo voglia di cambiare e volevo chiedervi, mi consigliate qualche altra BB cream di un altro marchio, però non voglio che dia quell'effetto artificioso o oleoso, come lo può dare ad esempio la BB cream di Garnier, quella non mi è piaciuta proprio perché lascia quell'effetto tipo unto che non mi piace. Questa qua invece è risultata comunque molto naturale e matte, quindi in realtà mi è piaciuta, solamente che essendo che è già la terza volta che ricompro sempre la stessa, avevo voglia di cambiare. E niente ragazze, io vi mando veramente un grande bacio, vi abbraccio tutte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!